Un futuro sostenibile da costruire attraverso scelte mature e consapevoli. Non c'è più tempo da perdere, dicono a Barletta le scuole della provincia Abbatta, aderenti alla rete Green, che hanno sposato un progetto di informazione e sensibilizzazione degli studenti promosso dai ministeri dell'istruzione e dell'ambiente. Gli effetti dell'emergenza climatica sono sempre più impattanti sulla vita dell'uomo, che non può più permettersi di assistere passivamente ai danni prodotti dall'inquinamento sugli ecosistemi naturali. Su tutti quello marino, spiegano dall'Istituto Comprensivo Pietro Mennea, capofila della rete di scuole green, da cui parte l'invito rivolto a tutti i giovani alunni della BAT a diventare veri e propri guardiani del mare. Noi questo mare lo dobbiamo preservare, salvare, curare, perché l'ecosistema marino, unitamente a tutti gli ecosistemi che rappresentano i paesaggi meravigliosi, dobbiamo far sì che la scuola sia volano e promotore, come lo è continuamente ogni giorno, di iniziative che fanno della tutela e della salvaguardia dell'ambiente l'azione principale. Daremo vita a 4 giornate della riserva marina di Torre Guaceto e quindi esperienze laboratoriali a contatto col mare, a laboratori di riuso creativo, e quindi sono alle famose 3-4 R che si insegnano sin dai 3 anni: riuso, riutilizzo, riciclo, riduzione. È ciò che noi insegniamo ogni giorno alle giovani generazioni perché possano essere protagoniste attive, ma soprattutto consapevoli e responsabili. Dopo l'esperienza alla riserva protetta di Torre Guaceto seguiranno altre iniziative di sensibilizzazione alla cura dell'ambiente, seminari formativi con docenti, biologi marini e i carabinieri del Comando per la tutela della biodiversità, poi escursioni, biciclettate, rappresentazioni teatrali ed anche un appuntamento alla scoperta della Capitaneria di Porto e delle sue funzioni a protezione del mare. I ragazzi verranno giorno 18 in Capitaneria, gli faremo un po' vedere quali sono le attività in cui siamo impegnati a tutela dell'ambiente e delle risorse ittiche, e della sicurezza della navigazione, ma anche nel seguire quali sono tutte quelle attività che vengono effettuate per il contrasto alle attività illecite che hanno un riflusso direttamente col mare, come il controllo sul trattamento dei rifiuti, i controlli sulla filiera ittica. Il comune di Barletta promuove da tempo le buone pratiche ambientali, spiega il sindaco Cannito, ma tanto ancora rimane da fare per proteggere il nostro mare da ogni forma di inquinamento. Noi, per quanto riguarda la salvaguardia del mare, abbiamo approvato un progetto un progetto anche europeo, per cui vengono finanziati i pescatori che raccolgono la plastica a mare e la portano a terra. Ovviamente non dobbiamo fare soltanto questo, dobbiamo anche salvaguardare il tappeto di Poseidonia che c'è nel nostro mare, dobbiamo far sì che l'Ofanto non scarichi più materiale inquinante nel fiume, abbiamo il problema non soltanto della plastica, ma abbiamo anche il problema delle microplastiche. Tutto questo impegna una pubblica amministrazione, ma in un contesto territoriale, in un contesto di sinergia tra enti, affinché il mare non sia più una discarica a cielo aperto che raccolga i rifiuti provenienti da ogni dove.